Io ne approfitto fuori onda così per salutare i volti che conosco, i molti amici, i volti con cui abbiamo già camminato, e vorrei dire a tanti di voi, a chi alludendo al titolo di questo libretto, La danza dei grembi, vorrei dire a tanti grazie per la danza fatta insieme, perché mi avete aiutato in tanti di voi a camminare con spero, con fiducia, leggerezza, armonia in questa città e in tutta la mia vita. Allora, questo era un inizio così, per dire grazie. Ci sono anche dei miei parenti. Sì. Una, la mia nipote. C'è persone con cui abbiamo camminato a lungo. E ci sono anche persone con cui ci siamo incrociati rapidamente, però questa sera il motivo non sono certamente io, ma è questo piccolo scritto che magari è un po' intrigante come titolo. E io ringrazio in particolare Giovanni Gazzaneo, che, come sapete, è responsabile della rivista Luoghi dell'Infinito, una meravigliosa rivista. Ringrazio Caterina Peruzzo, che collabora con me da molto tempo, e io darei inizio alle danze, si può dire così, dando la parola a, no, dato, io non do la parola a Giovanni, che può introdurre così, e lui è bravo in queste cose e in tante altre cose, quindi ci affidiamo. Sappiamo che Padre Hermes è molto buono, quindi è molto buono anche con me, dicendo cose buone che non rispettano la realtà delle cose. Però se lui è un grande danzatore, nonostante il fisico, posso essere un grande danzatore anch'io, ma insomma più o meno il peso è quello. E, sì, ci troviamo in questo incontro organizzato dalle Paoline insieme con la Fondazione Crocevia, che è una realtà che si occupa in particolare di arte sacra contemporanea, è nata qui a Milano nel 2005 e vorrei ricordare stasera la persona, Alfredo Paglione, che era un grande gallerista e che ha fondato con me questa realtà, e che proprio stamane il Signore l'ha accolto tra le sue braccia, e quindi un pensiero per lui, una preghiera per lui. E siamo qui con Padre Hermes, che tutti conoscete, quindi è inutile presentarlo, ma una cosa di lui voglio dire, perché lui collabora fin quasi dall'inizio di Luoghi dell'Infinito, che nacque nel 97, e quello che mi ha sempre colpito della scrittura di Padre Hermes è la capacità di parlare col cuore. Da una parte la profondità dei suoi testi, l'andare al cuore delle cose, spesso danzando, come il titolo, come il bel titolo poetico di questo libro, ma nello stesso tempo con grande semplicità, perché il suo scrivere, come il suo parlare, è accessibile a tutti. E questo piccolo libro, che ho letto velocemente in questa giornata, mi ha colpito per tante cose, però vorrei sottolineare tre parole. La prima parola è novità, e la novità è custodita già nel titolo, La danza dei grembi. Il tempo che noi ci troviamo a vivere è un tempo assetato di novità, rincorre la novità. Io lo vedo soprattutto
nelle arti, no? Questo desiderio di stupire, di scioccare, sempre con qualcosa di nuovo. Però è una novità che poi immancabilmente quasi subito diventa vecchia. Ha bisogno di qualcos'altro che venga subito dopo. È la storia della moda, no? Quello che va di moda l'inverno del 2022 non sarà di moda nell'inverno del 2023. Sono cose che durano veramente poco. La novità di cui ci parla e di cui scrive Padre Hermes è una novità che è accaduta 2000 anni fa e che pure non finisce mai di essere nuova. Ed è una novità che si presenta nella forma, nell'aspetto, nella carne di quella che è la grande novità dell'umano, che è il bambino che viene al mondo. Perché cos'è che c'è di più nuovo di un bambino, di una vita che nasce? Però nello stesso tempo, non dimentichiamolo, questa novità purtroppo in quasi tutto il mondo è una novità che non è, come dire, difesa, è la novità più indifesa. Un'altra cosa che mi stupisce di questa nostra contemporaneità, dove si parla tanto di diritti, però poi si parla tanto di natura, di rispetto di natura, di rispetto del creato, e poi dopo la natura dell'uomo, l'inizio della sua vita, perché non viene difesa? Perché non è un diritto che sia difeso? Ecco, quindi il primo punto è la novità. L'altro punto, che riguarda proprio la danza dei due grembi, è il miracolo della vita. Entrambi, sia Giovanni che Gesù, sono figli di un miracolo. Qualcosa che accade, che entra nella storia degli uomini, ma che dalla storia degli uomini non era assolutamente prevista, non era attesa sicuramente in questo modo, ed è una grazia che ci viene fatta, no? E questo miracolo chiede però di essere accolto. Non dobbiamo, come dire, ci sono tanti miracoli, lo dice spesso Padre Hermes in questo suo piccolo libro, che è un piccolo grande capolavoro, che noi abbiamo sotto gli occhi in ogni istante della nostra vita, ma che noi non sappiamo assolutamente cogliere e quindi non sappiamo vivere. E a partire dal miracolo che è la nostra vita. E c'è una frase che mi ha molto colpito, che è questa: la vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita. L'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. Ecco, sostanzialmente la sua danza dei grembi è questo. Cioè questo danzare dell'infinito e del finito, dell'eterno e del tempo. Questa impossibilità che pure diventa possibile. L'altra parola è mistero. Questo piccolo libro è intessuto nel mistero. E poi è il mistero della vita, è il mistero di Maria e di Elisabetta, dei figli che portano in grembo, ma è anche il mistero di ciascuno di noi. Perché anche noi siamo figli della grazia. Anche a noi tutto è stato donato, certo, in maniera non così miracolosa,
Però anche noi siamo un miracolo. E mi colpisce di questo miracolo che siamo noi, quel che dice Padre Hermes. Lui a un certo punto, verso la fine di questo piccolo libro, dice che noi siamo fatti a immagine di Dio, ma non siamo fatti a immagine del Padre, non siamo fatti a immagine del Figlio, non siamo fatti a immagine dello Spirito Santo, noi siamo fatti a immagine della Trinità, cioè di questa relazione d'amore che è il cuore stesso di Dio. E noi siamo, in fondo a noi stessi, se scaviamo, se siamo così bravi a scavare, ad andare nel fondo di noi stessi, noi siamo questa immagine della Trinità. E l'ultima cosa, l'ultima parola che mi ha colpito di questo libro e che può essere un'altra delle chiavi di lettura, quindi novità, miracolo, mistero, l'ultima parola è incontro. Questo testo è un testo fatto di incontri, ma tutta la nostra vita è fatta di incontri. Noi non ci saremmo se nostro padre e nostra madre non si fossero incontrati. Noi non potremmo stare al mondo se non ci fosse un incontro di fatto continuo, tranne che per pochi, ma anche quei pochi incontrano qualcuno, penso agli eremiti, quelli che vivono proprio al di fuori della storia e del mondo. Tutta la nostra vita è fatta di incontri. Però una cosa mi colpisce, e questa cosa Padre Hermes la sottolinea nel suo testo. Il Vangelo, come la nostra vita, è fatta di incontri. Ma come la nostra vita, così il Vangelo, è Dio che ci viene incontro per primo, sempre. Ecco, anche questo purtroppo spesso lo dimentichiamo. Pensiamo di essere noi quelli che devono andare a incontrare Lui, ma è Lui che viene sempre incontro a noi. Come è venuto incontro, e si legge in maniera straordinariamente poetica in questo testo, in quella piccola casa di Nazareth, a quella piccola e giovane sconosciuta fanciulla che era Maria. E quindi io non posso che ringraziare Padre Hermes di questo testo e non posso che invitare voi a leggere questo testo, che è un piccolo grande capolavoro. Grazie. Io avevo poi la prima domanda, aspettiamo. Un momento, sì, adesso ti ringrazio. Io per aver messo questa immagine della novità all'inizio di tutto, perché davvero quello che è più nuovo è la nascita. Noi andiamo di inizio in inizio attraverso inizi sempre nuovi, ma per non farle una cosa pesante troppo, volevo ricordare, prima di ascoltare un momento le provocazioni di Caterina, voi siete tutti entrati attraverso la Chiesa, attraverso questo cupolone, attraversando il cupolone che è la terza per dimensioni in Italia. Mi raccontavo la pastora battista Lidia Maggi, che lei è entrata una volta qua col suo bambino, lo teneva per mano, veniva avanti lungo la navata e il bambino guarda su e fa: mamma, ma dove siamo? Siamo nella pancia di Dio. Ha visto la cupola come bellissima immagine da bambino, ma piena di significato. Siamo nel grembo di Dio, siamo avvolti da Dio, e lui ha visto la cupola come questa presenza. Allora, io volevo ringraziare ancora per questo che Giovanni ha detto, poi ha usato quella parola lì che va
Che no, che va usata con molta parsimonia, piccolo capolavoro. Questo è sì, perché il padre Hermes voleva che dicessi grande capolavoro, però il padre Hermes non puoi farmi dire una cosa del genere. Allora, ecco, io accolgo con gioia questa presentazione e da parte mia volevo dire semplicemente questo. La danza dei greci. C'erano le danze sacre in Israele, c'erano le danze dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, c'erano le danze attorno all'arca, ma non è lì che il Signore è venuto. È entrato attraverso la danza dei grembi, attraverso due donne, due laiche, due persone non della classe sacerdotale, attraverso in due case, non in due sinagoghe, non nel tempo sacro tra incensi e candelabri, ma nel tempo profano tra pentole e telai nella casa. E quindi ecco, era la meraviglia, la sorpresa, la novità di Dio, il capovolgimento che opera dalla religione sacerdotale giudaica alla religione profetica di due donne. Ecco, io questo ci tengo a sottolineare subito dall'inizio, perché è qualcosa su cui vale la pena davvero fermarsi. Allora, questo capovolgimento della vecchia religione giudaica, ai sacerdoti Dio preferisce due madri, qui ci sono tante donne, molte saranno anche madri, ai sacerdoti, al clericalismo, ai preti, Dio preferisce due madri, al Tempio preferisce il Tempo, il nostro, quello di ciascuno. Ecco, allora questo libro accompagna i due grembi in incontro, la novità li accompagna, questa alleanza tra due donne, e il Magnificat nasce dall'incontro, non nasce dalla solitudine, non nasce dalla contemplazione austera, ma nasce dall'abbraccio, dentro un abbraccio, che è un luogo di evangelizzazione e annuncio. Allora, adesso vediamo da parte di Caterina Peruzzo, che è una collaboratrice grande di tutto ciò che facciamo a Santa Maria con me, e ha lavorato per tanti anni nella Caritas diocesana di Vicenza e ora ci aiuta a puntualizzare qualche cosa. Buonasera a tutti, anch'io mi aggiungo ai ringraziamenti fatti finora. Ringrazio Padre Hermes in primis e voi tutti per questa opportunità che mi è stata data. Buonasera a tutti, è un ringraziamento sempre su questo che ho fatto, però volevo dire che Padre Hermes mi ha bruciato la prima domanda, ecco, per cui la riassumo togliendo il punto di domanda. Questo libretto, La danza di grembi, sembra una fiuma, ma è di una tale leggerezza che non si riferisce ovviamente al peso, ma al messaggio che trasmette. È una delicatezza soave proprio a partire dal titolo che tu hai ben spiegato poc'anzi. Perché danza è l'emblema della gioia, ma una danza di grembi non può che essere balsamo per l'anima. E tu ci hai spiegato ora cosa significa esattamente questo titolo, per cui io passo ad un'altra domanda, perché questa l'hai già. O volevi aggiungere qualcos'altro? Ma perché danza? Scusate, io ho un po' di bronchitella, allora tengo a protezione mia e vostra questa mascherina. La vita inizia con una danza nel grembo, nelle acque della madre. Non solo. La danza è un termine biblico, ma tutta la vita nel mondo, il primo movimento che la Bibbia registra è la danza dello spirito colomba sopra le acque dell'origine. Una danza all'origine della vita. E questo è qualcosa che ci ricollega a una profonda radice religiosa, perché nella Bibbia Dio crea attraverso la parola, parlando. In altre religioni orientali Dio crea con la danza,
ma ci ritroviamo, perché lo spirito che si librava sulle acque è il primo movimento cosmico registrato dalla Bibbia, ed è quella dell'origine. E la danza che cos'è? È leggerezza? Sì. Ed è anche gioco. Gioco. Quindi, se prendiamo l'intuizione grande di Romano Guardini, di Ugo Rahner, la liturgia è un gioco divino, noi dovremmo pensare che la danza è un modo per entrare con leggerezza nel gioco di Dio. E questo è il primo. E poi c'è la seconda parola, grembo. Ma cos'è un grembo? Un grembo è un frammento di cosmo ospitale. Frammento di cosmo ospitale. È ospitalità della vita. Ed è quello che tutti dobbiamo prendere per noi. Ospitalità della vita. Ecco, questo volevo aggiungere sui due termini del titolo. Adesso liberiamo la tua parola. Effettivamente questo era molto di più di quello che io avevo pensato all'inizio. Quindi, benvenga. Oltre alla gioia della danza, in questo libro si nota subito come concetto la santità del quotidiano, di cui ancora oggi tu circondi, fai circondare questa piccola Maria di 2000 anni fa, perché era una ragazzina. Esattamente a pagina 20 tu affermi che la vita è la cosa più santa che esista, e l'hai appena sottolineato. E sembra che Maria abbia vissuto tutta la sua vita esattamente in questo modo, con l'attenzione dell'attesa, come in una sorta di avvento per lui. È per questo che invece noi camminiamo calpestando gioielli e non ce ne avvediamo, come è scritto nella locandina di questo nostro incontro. Dobbiamo quindi, usando un tuo termine, diventare un po' strabici, cioè con un occhio qui rivolto alla nostra santità quotidiana ed uno rivolto al cielo. C'è, se vogliamo, uno strabismo positivo, piedi per terra e testa nel cielo. C'è uno strabismo negativo, perché purtroppo l'esperienza che facciamo in tanti è che oggi nel cristiano medio il Dio della vita, del quotidiano, si è separato, ha divorziato dal Dio della fede, dei riti, della domenica. E allora la scommessa è ritrovare la portata vitale del Vangelo. Ma dove? Nella semplicità, nel quotidiano, non in isole spiritualistiche, gnostiche, ma nel quotidiano. Giovanni, Papa Giovanni XXIII, diceva: più una cosa è semplice, più è naturale. Più è naturale, più Dio c'è in lei, in essa. Quindi è qualcosa di semplicissimo. Il semplice è naturale, nel naturale c'è il divino. Noi spesso andiamo in cerca di miracoli spettacolari, di segni, di visioni, apparizioni, messaggi, eccetera. E non ci accorgiamo invece, come diceva anche Giovanni prima, che il primo miracolo di Dio è la nostra vita. Che io sia vivo domani mattina, io non voi, che io sia vivo, è improbabile che tutti i miliardi di cellule di cui sono composto, e i neuroni, e le sinapsi, e i capillari che sono così estesi da poter circondare due volte la sfera terrestre, che tutto questo domani funzioni, nel calcolo delle probabilità, è pochissimo. Quindi è già questo, statisticamente, un miracolo. Guardate, ho avuto la grande fortuna di studiare a Parigi insieme con Michel Desserteaux, che era uno storico, filosofo, antropologo, sociologo, in quell'ambito delle scienze umane, gesuita. E lui, lo ringrazio adesso pubblicamente, perché mi disse: tu devi continuare a fare poesia con teologia, teologia con poesia. Lui mi portò avanti. Allora, questo grandissimo Michel Desserteaux
aveva la sua affermazione, una delle prime: i miracoli esistono, anzi ce ne sono fin troppi. Come? Sì, i miracoli, te ne può sciorinare un elenco, ma chi non potrebbe? Uno che perdona a chi gli ha sparato, un genitore che ha perso un figlio eppure riprende a vivere, a sorridere, uno che parte volontario per un paesino delle Ande a 4.000 metri e ci sta anni, un figlio, un marito, un innamorato che ti stringe, non ti molla. Noi calpestiamo tesori senza rendercene conto. I miracoli esistono, anzi, sono fin troppi. Cosa dice Maria? Ha fatto in me cose meravigliose, ma questo possiamo dirlo tutti, che non lo vediamo. Ha fatto in noi cose meravigliose, di cui essere veramente grati e mettersi così, un passo di danza possiamo muoverlo. Ha fatto in me cose meravigliose. Cosa ha fatto in me? Un angelo che non sappiamo che sussurri e che cosa, che fosse un'ispirazione interiore, non so. Una vita, un uomo nuovo. Una novità. Quello è il miracolo, ma poter dire con Maria ha fatto cose meravigliose e noi dovremmo tutti riuscire a cogliere i tesori che abbiamo da parte e che non tiriamo più fuori. A noi capita una cosa bella, la viviamo, che bello, che bello, che bello, scompare. Invece la piccola ragazza di Nazareth per 3 volte è detto, custodiva, meditava, conservava quello che le era accaduto. Quindi aveva una forza di custodia, perché per salvare dall'oblio le cose che ci accadono, noi non le salviamo dall'oblio. La penitenza, ho 2 penitenze che mi sono state date andandomi a confessare, che mi hanno veramente segnato. La prima era quella: fermati un quarto d'ora a guardare il tramonto, ma a Milano non si può. Non vedete il tramonto? Ma scattata. La seconda penitenza era questa: adesso fermati davanti al crocifisso, stai lì qualche minuto e tira fuori dal tuo interno la gioia più bella che hai provato in quest'ultimo mese, la ricerchi, la tiri fuori, la rivivi di nuovo, te la gusti di nuovo davanti a Dio e lo ringrazi. Questo cambia la prospettiva della vita. Entriamo nel testo. A pagina 20, letteralmente, l'anziano Zaccaria non ha figli. Come lui, il Tempio è sterile, è il deserto di Dio. Il sacerdozio autoreferenziale, maschile, muto e incapace di generare, è salvato da una ragazza che non era nessuno, che diventerà poi l'arca di Dio. Parole queste molto severe. E da laica a me viene spontaneo chiedere: come ha fatto la Chiesa a ignorare, a non accorgersi di questo fatto? E ormai non è troppo tardi, visto il disincanto verso le cose di Dio molto frequente ormai da parte di molti? Allora, come e perché sia successo chiederebbe lunghissime analisi, lasciamo stare, ma veniamo al momento nostro, a noi. Anch'io sono sorpreso come si sia arrivati a questo fatto. Il cristianesimo comincia, scusate, il cristianesimo comincia da una donna presa, riempita di luce, riempita di vita. Il Verbo di Dio viene sulla terra tramite una donna, e adesso una donna non può leggere il Vangelo in chiesa. Cosa è successo? Comunque, uno dei messaggi che vorrei suggerire qui: viene a cadere, viene a sgretolarsi quel muro del clericalismo che Papa Francesco tiene davvero come un obiettivo. Il clericalismo è quella cosa per cui
Il prete traccia una linea. Io prete sono di qua, voi laici siete di là, voi donne ancora un po' più indietro. E poi io ho, che sono di qua, il compito, il dovere, la missione di parlare. Voi avete quella di ascoltare. Ascoltare e eseguire. Ecco, questo clericalismo è la iattura più grande per me oggi della Chiesa, più degli scandali che purtroppo ci sono sempre stati. Allora, vedete, nel giudaismo il sacerdozio era ereditario, una casta, elitario, ma adesso oggi uno dei più grandi problemi è che questo sacerdozio ereditario, lo dico in termini un po' leggeri perché sennò io, si proietta nella governance della Chiesa, cioè i vescovi. Ce ne sono di ottimi, di bravissimi, di illuminanti, però il problema è questo: come vengono scelti? C'è una sorta di cooptazione dall'alto, da chi fa già parte della gerarchia. E allora, naturalmente, prendi chi ti assomiglia, la cooptazione. Prendi chi ha più o meno le tue caratteristiche. E vedete, non c'è grande differenza, lo dico con dolore, non c'è grande differenza tra la cooptazione e l'ereditarietà della classe sacerdotale giudaica. La cooptazione ha il difetto di essere poi condotta comunque da persone già avanti negli anni, già piuttosto anziane, che comunque hanno una lettura della realtà non certo innovativa, che, ai quali è successo, come succede al sacerdote Zaccaria. Entra nel tempio per offrire l'incenso e la gente è fuori, il clericalismo, lui è dentro, la gente è fuori. Offre l'incenso, lo fa bene, segue tutti i riti, esegue nel modo esatto le norme, le preghiere, eccetera. Arriva un angelo e gli dice: diventerai padre. E lui bamarà, figurati, io non ci credo se non mi dai un segno. E l'angelo gli dice: siccome non hai creduto, resterai muto fino a che queste cose avverranno. La afasia del sacerdozio esce e non parla più. È diventato muto perché? Perché non ha ascoltato. E noi Chiesa oggi siamo diventati afoni, pastori afoni, c'è un'afasia della Chiesa perché siamo diventati incapaci di ascolto della vita, della verità, delle domande, non della teologia. La rivoluzione della Chiesa, il rinnovamento della Chiesa non avverrà dalle teologie, ma dalle persone. E noi siamo diventati tanti pastori afoni proprio perché non si sono messi in ascolto. Non c'è l'ascolto della Chiesa. Questo e c'è, se vogliamo, il sinodo ha tentato di ribaltare questa tendenza. Ecco, allora, il sinodo, che vorrebbe dire veramente l'ascolto. Allora, pensate il sacerdozio battesimale, questo che noi, c'è una crisi di preti, una crisi di seminari. Seminari hanno una forma che risale al 1500, sono in crisi, è naturale. E allora tanti pensano: come facciamo il reclutamento adesso? Ma va fatta una scelta molto più leggera e coraggiosa, io credo. Bisogna ripensare il sacerdozio battesimale. Voi sapete che ogni bambino e ogni bambina, quando vengono battezzati, sono unti con il sacro crisma, che è lo stesso crisma con cui è unto il sacerdote. E lo si dice: con questo sacro crisma tu sei re, profeta e sacerdote. Devi reggere una porzione di mondo, sei re. Profeta, sarai voce di Dio, sillaba del verbo di Dio. E sarai sacerdote, cioè uno che unisce terra e cielo. E quindi c'è una realtà dentro la nostra tradizione che va certamente ritrovata e rimessa in discussione. Dar da pensare. Il sacerdozio battesimale per me è una delle grandi risorse
che tutti noi, in cui che è seminata in ciascuno e in ciascuna di noi. Abbiamo dimenticato che siamo re, regine, sacerdoti, sacerdotesse, profeti, profetesse. E il cristianesimo comincia con due profetesse. Un pochino travagliata la cosa. Molto, molto. Però torniamo a quel che non ha travaglio. Quando tu dici Dio ha sempre da nascere e poi il suo nome è gioia, libertà e pienezza. Ecco, cosa significa questo Dio ha sempre da nascere? Quello che mi ha sempre stupito è che Maria è stata capace di farsi grembo, quindi di essere ospitale, di fare accoglienza a colui che in realtà porta Maria. E così noi nella nostra fede, quando diciamo che crediamo in Gesù e lo portiamo dentro di noi, in realtà è Lui che porta noi, no? Allora, è questa la fede che fa nascere Dio, che continua a far nascere Dio. Poi l'altra cosa che mi colpiva ed è legata sostanzialmente a questo Dio che deve nascere ancora, è invece il suo contrario. E a un certo punto padre Hermes cita la prima lettera di Giovanni che dice: chi non ama rimane nella morte. Quindi, se Dio è ancora da nascere, può nascere nella misura in cui noi siamo capaci di amare, ma forse ancora di più noi siamo capaci di lasciarci amare. Perché il sì di Maria è il sì a lasciarsi amare. Quindi com'è che Dio deve ancora nascere? E com'è che noi possiamo farci ancora nuovamente grembo di Dio? Dio deve nascere perché se non nasce in me è nato in vano. Può nascere 2000 volte a Betlemme, ma se non nasce in me è inutile. Noi possiamo essere la culla o la tomba di Dio. Perché Dio è grande o piccolo in te, a seconda dello spazio e del cuore che gli dai. E questo è molto importante. Noi possiamo fare grande Dio, come fa Maria nel Magnificat, magnificare, fare grande, a seconda di quanto cuore e di quanto tempo gli dai. Allora, alle volte la misura del tempo è interessante. Io quanto tempo do alle cose dello Spirito, alle cose del Vangelo, alle cose di Dio nella mia settimana? Quanto tempo do alla preghiera, alla lettura? Ecco, prima analisi, semplicissima, proprio quantitativa. Ma la seconda cosa che vorrei dire, prendendo lo spunto da Origene, un grande padre della Chiesa del III secolo di Alessandria d'Egitto, lui dice questo, commentando l'esodo del popolo dall'Egitto. Dice questo: l'immagine più viva del cristiano è quella di una donna incinta, ferens verbum, che porta il verbo. L'immagine più bella del cristiano, e guardate che qui cogliamo le metafore che si avvicinano. Ognuno di noi è gravido di Spirito Santo, di semi divini, di germi santi, è gravido di Dio, incinto di luce. Ognuno di noi passa nel mondo come una donna incinta di vita. Ognuno di noi vive due vite, la sua e quella di Dio in lui. Siamo uno e due al tempo stesso.
come quando hai un bambino in grembo. Vivi due vite, e così è con Dio, che poi tutto diventa, se vogliamo, un'unica vita. Ma noi siamo fatti in modo tale che siamo portatori di vita, ferens verbum nel mondo. Allora, tu devi dare carne, spirito, corpo, storia alla parola di Dio. Devi offrire carne e sangue alla parola di Dio. Le parole sono vere solo se si sono incarnate in te, se sono diventate tua porzione, altrimenti è solo un gioco fonetico. Quindi, prendiamo l'immagine di Santa Maria in cammino sui monti di Giuda mentre va da Elisabetta con il suo, mentre il suo grembo si inarca come una vela. Allora, prendiamo quell'immagine lì e guardiamo, quella è, dice forse quello che è il più grande esegeta della storia della Chiesa, Origene, quella è l'immagine più bella di ciascuno di noi, più potente, più realistica, più concreta che possiamo dare del cristiano. Uomo, donna, prendi coscienza della tua dignità regale. Tu porti Dio in te. Questa era la prima cosa che suggerivi. La seconda me l'ho dimenticata. La seconda è sostanzialmente la prima, cioè nel senso che ti chiedevo com'è che si fa, Dio deve ancora nascere, com'è che si fa a far nascere ancora Dio oggi, e l'altra è questa del portare, e tu hai risposto. Poi ce n'è un'altra che voglio chiederti. Dai. A un certo punto tu dici che per ben 365 volte nella scrittura ritorna la parola, la frase non temere, non abbiate paura, non avere timore, non siate paurosi, no? Sì. E poi è la prima cosa, no, che dice l'angelo, non temere, no, a Maria. E questa cosa della paura mi sembra che sia un po' una delle caratteristiche anche del nostro tempo. E c'è un po' questa paura che paralizza, no? Da una parte sembra che noi possiamo tutto, dall'altra parte ci riscopriamo fragili e pieni di paure. Ecco, com'è che si vince la paura? Beh, Maria l'ha vinta la paura. Ha vinto la paura. Allora, siccome è così, anche Elisabetta ha vinto la paura. L'altra cosa che, e lo leggo sostanzialmente alla vittoria sulla paura, si vince la paura nella misura in cui facciamo nostra la logica, per quanto possiamo far nostra, la logica di Dio. Una delle cose che Padre Hermes sottolinea in questo piccolo capolavoro, è che Dio ama racchiudere il grande nel piccolo. Cioè, la piccolezza, la fragilità, non ci deve far paura. Cioè, secondo me è questo poi, alla fine, il segreto. Perché? Perché la risposta non è tanto nella nostra forza, ma nel fatto che, pur sapendo tutta la nostra fragilità, sappiamo anche che questa fragilità comunque è guardata con amore, è voluta con amore, è sostenuta con amore giorno per giorno. Però è lui che deve rispondere. No, ho dato soltanto l'input. Sì, è uno dei un po' dei cavalli di battaglia che da quando ho scoperto un po' questa allusione al buongiorno di Dio, che ogni risveglio, ogni mattino, 365 volte come i giorni dell'anno, ad ogni tuo risveglio la prima parola di Dio è non temere.
E questo, guardate nella Bibbia, scorrete gli incontri di angeli che scendono, cominciano quasi sempre il dialogo tra cielo e terra, comincia non temere. Cosa vuol dire? Non temere non vuol dire non avere il sentimento della paura che ci accompagna e qualche volta è anche salvifico davanti al pericolo. Ma non temere ci spiega il significato. Gesù, quando con i suoi apostoli ha attraversato la tempesta, ha improvvisamente fatto calmare le onde e tacere il mare, e dice loro: perché avete paura, virgola, non avete ancora fede? Il contrario della paura non è il coraggio, non è l'ardimento, non è l'audacia che uno può avere o non avere, come uno ha gli occhi azzurri e uno castani. Il contrario della paura è la fede. Aggrapparsi forte a quella mano che non ti lascerà cadere. Infatti, non temere Zaccaria, Dio ha ascoltato. Non temere Maria, tu sei amata per sempre. Non temere Giuseppe, quello che nasce viene da Dio. Non temete pastori, è nato un sabato. Cioè, non temete perché arriva dall'alto quello che cambia, che sommuove le intimità più fonde della storia. Allora, non temere perché la storia nostra, mia, tua, è comunque sempre, nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. E il filo rosso, il capo del filo rosso del tuo cammino di salvezza è saldo nelle mani di Dio. E la salvezza non è che io amo Dio, è che Lui ama me. Sapersi amati. Agapetoi, no? Come ripete spesso l'amico Paolo Kurtaz, sentirsi amati. E da lì che parte poi io faccio ormai a una certa età si va di ricordi, no? Io vado di ricordi anch'io. Ho avuto come insegnante un altro grande gesuita, Paul Beauchamp, esegeta, che diceva così: la legge cristiana tutta inizia da un tu sei amato e trova compimento nel tu amerai. Chi astrae la legge da questo fondamento, sei amato, e da questo compimento amerai, amerà il contrario della vita, cioè amerà la morte, radiosa, bellissima, semplice. Questo mi pare che possa dire, come collegando anche al discorso che faceva anche Caterina a proposito dell'amore. E poi l'economia della piccolezza, verissimo. Tutta la Bibbia è attraversata dall'economia della piccolezza. Ha guardato alla piccolezza della sua serva. Noi vediamo una cosa grande, allora è vera. Vediamo una nazione che ha successo, allora ha la strada giusta. Vediamo che quella nazione fa più soldi, fa un PIL più alto, allora vuol dire che le sue strategie sono quelle giuste. Amiamo il grande. Noi siamo abbagliati dal grande, invece l'economia della piccolezza regge tutta la Bibbia. Potremmo farne dal semino di senape al più piccolo di tutti i popoli che è schiavo. Ecco, allora questo era il suggerimento: non temere piccolo gregge, non temere la tua piccolezza e non temere la fragilità. Guardate che è bellissimo, gli undici alla fine. Alla fine Gesù ha 11 attorno a sé, neanche 12, ne ha 11. Cioè è una chiesa claudicante, dove uno ha tradito, dove una delle 12 colonne è crollata, dove c'è stato un buco, e Gesù si rivolge agli 11, cioè a quella chiesa claudicante, sciancata, a quella chiesa zoppicante, dice: andate in tutto il mondo, non alla chiesa gloriosa, potente, che non ha incontrato tempeste, non ha incontrato feriti o caduti, ma a noi che siamo questa chiesa fatta di santi, di peccatori, dove si tengono per mano i santi e i peccatori. Allora, a tutti noi, con la nostra fragilità, agli undici, no? Capite il significato bellissimo che ha? Non aspetta di rifarne 12, per... no, intanto voi andate.
Ecco, allora la bellezza di sentire che la fragilità non è un ostacolo, ma è una risorsa per star bene con il Signore. Agganciandomi al concetto dell'amore di cui parlavi un attimo fa, nel testo tu definisci l'amore come l'unica esperienza mistica accessibile a tutti. È un concetto molto forte, secondo me, questo. Per cui ti chiedo, come a pagina 25 tu dici, se è davvero solo attraverso l'amore che si entra nelle cose di Dio, dunque se solo l'amore è l'unica password per accedere all'infinito, allora, e adesso qui provoco alla grande, tutto il resto di salmi, preghiere, genuflessioni, penitenze, eccetera, come viene collocato? Tutto il resto è collocato come preparazione di quell'istante. Io recito 3 salmi al mattino, un inno, un cantico, tante preghiere, ma perché si crei l'istante del contatto con il Signore? Non sono le parole che dico, le parole sono preparazione della mente, dell'anima, preparazione di me a che scatti il momento, l'istante. Non so voi quante volte siete distratti nelle preghiere, io vado, non so, qualche distrazione. Allora, io che mi sentivo anche così colpevole, ho incontrato Evagrio il Pontico, un padre del deserto, che dice: vale di più un istante nell'intimità con Dio che 100 salmi nella lontananza. I 100 salmi nella lontananza devono creare quell'istante di intimità, e quando arriva sei benedetto, sei felice, perché ti accorgi che è arrivata l'ala di un angelo ad accarezzarti. Quindi tutte quelle cose, quei riti, puoi fare 100 genuflessioni, ma se ti aiutano ad avvicinarti al Signore, a incontrarlo, bene, se non ti aiutano sono inutili. Ma questi sono... esercizio fisico, basta. Un po' di esercizio fisico, soprattutto a minuti, basta. Però è propedeutica, è il passaggio e poi anche, io credo che la tradizione della Chiesa ha una saggezza profonda, ma noi non dobbiamo guardare semplicemente la cenere della tradizione, ma la brace, il fuoco che c'è sotto la cenere. E quindi preghiere, genuflessioni, penitenze vengono collocati come propedeutica, preparazione, introduzione all'istante dell'incontro, dell'intimità con Dio. Torniamo sul Magnificat, prima ne hai parlato, però volevo capire un po' meglio un passaggio. Il Magnificat è il Vangelo di Maria per eccellenza, la sua identità, forse noi la identifichiamo con questo. Questa solenne esplosione di gioia e di gratitudine a me sembra la versione femminile del Dio in Genesi quando esclama che bello davanti alla sua creatura. Sembrano due figure speculari. Ed è la gioia dirompente di ogni madre quando prende coscienza di ciò che va creando. Ora, come porlo oggi, quando ad ogni latitudine del nostro devastato pianeta e anche sotto casa nostra, guardiamo nel quartiere Prati di Roma, donne di ogni età o classe sociale vengono vessate in ogni modo, come facciamo noi oggi a cantare il Magnificat? Ti verso un po' d'acqua, che forse è meglio. Grazie. Ma come facciamo a cantare il Magnificat? È vero. Magnificat canta. Ha innalzato gli umili e ha abbassato i superbi. Ma non è vero. I potenti sono ancora sui loro troni a ordire stragi. I poveri sono sempre più poveri. Il Mediterraneo è diventato un cimitero insaziabile. Ma
io non canto cose già accadute, è una profezia il Magnifico, che usa i verbi al passato per indicare il futuro, certo come certo il passato. Cioè, dice accaduto, non è accaduto, vuol dire accadrà con totale certezza questo rovesciamento del mondo. E poi, il problema è questo, che la speranza, magnifica, un canto di speranza, è più forte della realtà. La attraversa, la contesta, apre una feritoia nella realtà perché tu possa vedere l'altra faccia della realtà. Quindi la speranza è più forte dei fatti. Li contesta, li brucia, li vanifica, dicendo c'è al di là di questo, c'è, si affaccia un altro mondo. Quindi io credo che questo sia tanto la speranza da conservare, prima di tutto. Seconda cosa, Maria dobbiamo prenderla in tutta la sua storia, allora troviamo anche ad un certo punto il dramma sul figlio che le viene ucciso, di lei ai piedi della croce. E qui vorrei ricordare per noi, servi di Maria, la conclusione delle nostre Costituzioni. Dicono, saremo come Maria, accanto alle infinite croci del mondo, per portare conforto, consolazione, aiuto, dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli e nelle sue sorelle. Allora, c'è la violenza sulle donne, sugli uomini, allora, noi dobbiamo vedere Cristo in quelle persone lì e stare come Maria, accanto alla croce, a portare conforto. Io non so portare spiegazioni, però io posso portare condivisione, vicinanza, trasmissione di speranza. Non ho le risposte, però ho una forma di... Il dolore, credo, chieda condivisione più che spiegazione. Però vorrei aggiungere una cosa. La preghiera di Padre Giovanni Vannucci, mistico nostro fratello, a tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna, atomi di Maria seminati nel mondo che hanno nome donna, vorrei ripetere oggi il saluto dell'angelo. Che tu sia felice, che tu sia benedetta, che benedetto sia il frutto del tuo grembo e della tua vita, che tu possa disarmare Caino, far risorgere Abele, riconciliare i fratelli nemici, stare accanto ad asciugare ogni lacrima. Ecco, questa è l'immagine di ogni donna che è un atomo di Maria e può fare ciò che lei ha anticipato e fatto in un modo per noi ancora ben lontano. Questo era per dire che anche nel momento del dolore o della sofferenza o della violenza c'è un modo cristiano, credente, un modo mariano per stare accanto. E questo stare accanto è quello che a noi per ora è concesso. E poi tutto il resto che è analisi, riflessione, storia, proposta, legge, eccetera. Però si parte da questo. In colui che è ferito, in colei che è violata o ferita, c'è Cristo ferito nelle sue sorelle. Passata l'ora. L'ultima. Allora, l'ultima domanda è la domanda di Maria. Cioè, la prima parola che Maria pronuncia di fronte all'annuncio dell'angelo non è subito un sì, ma è una domanda. Com'è possibile questo? E noi siamo dentro di noi delle domande, perché ognuno di noi è una domanda di bene, di vero e di bello. Poi a volte non siamo fedeli a queste domande, ma questo non vuol dire
che queste domande non ci costituiscano nel profondo di noi stessi. Quindi Maria pone una domanda, per cui dice Padre Hermes, la fede vera non è quella dell'adesione cieca. No, Maria, nostra madre, pone delle domande. Però c'è una cosa che mi ha colpito particolarmente e con questo chiedo a Padre Hermes e chiudiamo questa serata, che riguarda appunto la verità. Padre Hermes dice, se mi offrissero in una mano tutta la verità e nell'altra mano la ricerca della verità, io sceglierei la mano dove c'è la ricerca della verità, dove ci sono domande, conquiste, stupori, dove sono racchiuse le mie annunciazioni. Ciò che mi dà speranza è il crescere continuo delle domande del popolo cristiano. Ecco, puoi dirci cosa significa questo? Da una parte questa scelta della ricerca della verità rispetto alla verità in toto, servita, confezionata, e dall'altra ciò che dà speranza è il crescere continuo delle domande nel popolo cristiano. Sì, una volta chi faceva domande sulla fede sembrava che avesse poca fede. Oggi è esattamente il contrario, chi non si fa domande sulla fede significa che non l'affronta, che non la analizza, ma una volta quando io ero meno che giovane, mi ricordo benissimo, ma tu ti fai di quelle domande che sembra che non credi. No, è come Santa Maria che acquisisce fede passando attraverso il labirinto delle nostre domande. Noi siamo creature di domanda, giustamente, che vuol dire creature di ricerca, che vuol dire creature di desiderio. Desideriamo noi qualcosa, ma non che vi venga semplicemente regalato, quello è il cagnolino di solito, gli vuole il cibo, ma noi desideriamo una cosa, qualcosa che sia davvero anche frutto della mia ricerca, del mio desiderio, del mio andare. Cos'è più umano? Ricevere già tutto bello e confezionato o andare noi alla riscoperta di qualcosa? Il grande inquisitore lo dice a un certo punto a Gesù, tu non hai capito che gli uomini vogliono il pane e non interessa da dove venga. E invece noi no, siamo diversi, noi vogliamo che sia una, non semplicemente passivamente ricevere, ma essere autori, protagonisti della nostra storia anche spirituale. Per questo io sono convinto che nel Vangelo una meraviglia, Gesù fa 217 domande. 217. E non insegnava se non per parabole e per domande. Perché le domande? Le domande non offre la risposta, ti smuove però. È come calare, vedete, la forma del punto di domanda è la forma di un ago, di un amo da pesca. Scende giù questo amo da pesca nel tuo intimo, aggancia cose che non sapevi neppure di avere e tira su alla luce cose di te che sono le domande, che sono disarmate, che sono non violente, che sono spesso di tipo amichevole. Solo le domande riescono a tirar fuori. Non sono gli ordini, non sono gli editti, non è il decreto legge che ci fa avanzare nella vita, ma è il desiderio e la ricerca che nasce dal desiderio. Quindi sono le domande che fanno l'uomo promosso all'uomo, la donna promossa a donna. E allora se Gesù ha fatto 217 domande, io faccio l'ultima, la faccio, perché sarebbe che si comprano. Con una frase, concludo anch'io, con una frase che mi dà moltissima pace e moltissima gioia, di cui ti ringrazio davvero tanto dal profondo, perché veramente è una frase bellissima. A pagina 55. Se ami, non sbagli. Se ami, la tua vita è stata
comunque un successo. La vuoi dispiegare come una delle tue famose vele al vento di Dio? Grazie. Ma è già spiegare. Se ami, non sbagli. Se ami, diciamo che la tua vita è stata un successo. Sì. Su cosa si misura il successo della vita? La felicità di questa vita, su cosa la misurate? La misuriamo. Sul dare e sul ricevere amore, affetto, seguire, conforto. Su cosa misuriamo la felicità della vita? Ecco, allora, su quello saremo giudicati alla fine della vita, non su altro. E quello che io sono, questa frase l'ho presa, maturata, leggendo L'amore si letizia, quel libro bellissimo, di la lettera di Francesco sul matrimonio. Ad un certo punto lui dice che anche l'unione fisica tra uomo e donna che si amano, quel momento dell'intimità, quando i corpi assumono un po' il sapore dell'anima, questo lo dico io, bene, in quei momenti lì gli uomini e le donne possono fare una piccola esperienza di cos'è la risurrezione. Al numero 252. E poi, di quali meraviglie è capace il cuore umano? E questo cito, e terminiamo con la citazione di Papa Francesco, a cui va davvero la gratitudine e la gioiosa gratitudine di tutti. Di quali meraviglie è capace il cuore umano? E così, nel momento dell'amore, si percepisce che l'esistenza umana è stata un successo. E non sprechiamo queste occasioni, queste esperienze di successo, perché sono grazia, pura grazia. E di questo io con questo vi ringrazio, vi dico grazie della vostra attenzione, di essere qua così generosi di tempo, di avere dato in anticipo il vostro tempo a questo incontro. Grazie.